dopo le dichiarazioni di Lautaro Martinez contro Costa Curta, andiamo a vedere chi ha effettivamente torto tra i due. Una volta archiviata la sosta per le nazionali, l'attenzione di tutti si sposta di nuovo sul campionato di Serie A. Tra le squadre più attese, ovviamente, c'è l'Inter di Simone Inzaghi, la quale è lanciata verso la vittoria finale dello scudetto. I nerazzurri, esattamente a 9 giornate dal termine, hanno infatti la bellezza di 14 punti di vantaggio sul Milan. L'Inter è ora attesa dalla sfida di Pasquetta contro l'Empoli di Davide Nicola, anche se in casa interista bisogna registrare una polemica. Billy Costa Curta, ex giocatore del Milan ed ora opinionista per Sky Sport, aveva infatti affermato che Lautaro Martinez non era decisivo nei match importanti. Punto polemica Lautaro Costa Curta, l'argentino è stato decisivo in ben 4 finali. La risposta dell'attaccante argentino, arrivata esattamente ai microfoni ufficiali di Tech Sports, non si è fatta attendere, non è vero quello che ha detto Costa Curta. Ho realizzato un gol nella semifinale di Champions League contro il Milan, una delle gare più importanti nella storia di entrambi i club. Quello non l'ha contato. Lo invito a rivedere quella rete. E non solo quella, ma moltissime gare. Ma andiamo a vedere chi ha ragione tra Costa Curta e lo stesso Lautaro Martinez. In effetti, andando a spulciare le statistiche della prima punta nerazzurra, l'ex giocatore del Milan ha torto. Lautaro Martinez, infatti, ha segnato nelle ultime 2 finali di Supercoppa Italiana vinte dall'Inter contro Milan e Napoli. Inoltre, l'ex calciatore del Racing è stato decisivo anche nelle ultime 2 Coppe Italia vinte dalla beneamata. Lautaro Martinez, infatti, è andato in gol sia nella finale del 2022 vinta ai supplementari contro la Juve che quella dell'anno scorso, questa volta autore di una doppietta, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Inoltre, l'argentino ha segnato anche una doppietta nel derby contro il Milan del febbraio 2021, anno dello scudetto targato Antonio Conte. Ricordando sempre che, al netto delle reti realizzate nei match decisivi, l'attaccante ha segnato la bellezza di 128 gol nelle 275 partite giocate con la maglia nerazzurra.